La questione dei temi e dei diritti sociali e dei conflitti sociali è molto delicata nei primi anni dell'unificazione. Qui abbiamo il copialettere di Cavour nel quale dà delle indicazioni su come comportarsi con Mazziniani e Garibaldini. Severità con i Mazziniani perché sono repubblicani e invece indulgenza con i Garibaldini perché tra il re e Garibaldi c'è un buon rapporto personale, quindi l'intelligenza di Cavour sta nel sapere che non si può fare l'Italia solo con i conservatori, ci vogliono anche i democratici. E qui abbiamo un documento straordinario, una sentenza del 1863, 2 anni soli dopo l'unificazione italiana. La Corte d'Assise di Torino condanna un gruppo di camorristi che cerca di imporre il pizzo ai commercianti della Val di Susa. Ora uno può rimanere stupefatto dalla velocità con cui un certo tipo di criminalità si trasferisce in Piemonte, ma la spiegazione è molto semplice: il servizio militare. Questi giovanotti escono dalla caserma, hanno qualche ora libera e insomma tentano delle cose che non gli vanno bene. Un altro dei problemi veramente drammatico, questo, dei primi anni dell'unificazione italiana è quello del brigantaggio. Ora, noi sappiamo che addirittura metà dell'esercito italiano viene mandato nell'Italia meridionale per combattere i briganti. Si parla addirittura di una guerra civile. Ora, il tema è delicatissimo e molto complicato, perché da un lato ci sono dei criminali puri e semplici, degli assassini di strada che tagliano la gola ai viaggiatori per derubarli, ma ci sono anche dei poveracci che per non morire di fame vanno a rubare. Quindi la questione è piuttosto complicata. Alcuni degli ufficiali che sono mandati a comandare le truppe che combattono i briganti adottano dei sistemi molto spicciativi. Per esempio, criticatissimo da un conservatore illuminato come Massimo D'Azeglio, è la decisione di bruciare dei villaggi dove i briganti hanno avuto degli aiuti. E D'Azeglio dice: pagheremo questi errori nel tempo perché i nipoti dei nipoti di quelli che si sono visti bruciare la casa guarderanno allo Stato come al nemico. E ci sono altri ufficiali più intelligenti che invece si rendono conto che ci sono delle cause sociali di questo fenomeno che vanno combattute non soltanto militarmente, ma anche dal punto di vista economico e sociale soprattutto. Quindi c'è qua una relazione di un ufficiale che dice il brigantaggio sarà eliminato soltanto quando costruiremo scuole, ospedali, porteremo lavoro a queste popolazioni. Un'altra delle grandi preoccupazioni del Regno d'Italia, nei primi anni dopo l'unificazione è quella della tutela della salute pubblica e quindi si mette in moto un meccanismo che prevede sul territorio i medici condotti e qui abbiamo un esempio di un medico condotto qui di una piccola cittadina piemontese che esce sul suo calesse per fare il giro di visita, degli ammalati. E abbiamo anche uno stetoscopio di legno come si usava nell'Ottocento. La tutela della salute pubblica si affianca ad altre iniziative, per esempio nel caso delle grandi catastrofi naturali, i terremoti, lo Stato interviene con l'esercito per i primi soccorsi. Abbiamo il caso del terremoto di Casamicciola, dove muore quasi tutta la famiglia di Benedetto Croce, e dove appunto i bersaglieri intervengono per dare soccorso alla popolazione. Ma abbiamo anche un caso molto commovente di solidarietà che scatta per la prima volta tra operai piemontesi e terremotati napoletani,
In Piemonte si fa una raccolta di offerte tra gli operai per soccorrere questi concittadini che fino a qualche anno prima erano dei perfetti stranieri, mentre ora sono appunto concittadini.